Un Cannara incerottato rimonta il vantaggio del Grassina in una gara come mai segnata da episodi ed agonismo. Alessandria deve rinunciare all'Ira Ferrera e Bay per squalifica ed opta per un inedito 4-2-3-1 con Cerboni e Orazzo davanti a Lori e Degge e Frustini larghi. De Santis torna in linea di mediana accanto a un infaticabile Flavio Mattia, davanti Bazzoffia, Bagnolo e Fofanà alle spalle di Leonardo Ubaldi. Anche per Innocenti, dall'altra parte, la scelta propende verso i quattro uomini dietro, con Bellini e Calosi larghi a comporre il tridente d'attacco con Marzierli. Il primo vero squillo è del Cannara, quando Fofanà colpisce di testa e la conclusione manca di poco la trasversale. Ma a passare in vantaggio sono gli ospiti, con Bellini che è pescato da un pallone col contagiri di Zagaglioni, incrocia e batte Lori. Al quindicesimo ci prova Bagnolo, ma la sua conclusione termina fuori. 10 minuti più tardi la stessa sorte tocca al numero 7 cannarese che, sugli sviluppi di un corner, colpisce al volo col mancino ma non c'entra la porta. Al 28esimo Moracci sfiora il gol olimpico da corner, con Ubaldi che di poco non arriva a concludere a due passi da Mataloni, mentre al 35esimo tocca a Giallori intervenire sulla conclusione da fuori di Torrini. I rossoblu ci provano più volte, ma non riescono a trovare il pari e chiudono il primo tempo in avanti. Ma anche stavolta Fofanà, il migliore dei suoi nei primi 45 minuti, scheggia la traversa dopo una bella progressione sulla fascia destra a 5 minuti dalla fine. Riaperte le ostilità, la prima azione pericolosa dei ragazzi di Alessandria al 12esimo, con Ubaldi che lanciava da Moracci manca lo specchio della porta, ma al 17esimo avviene l'episodio che cambia la partita. Zagaglioni si fa ammonire per la seconda volta e viene allontanato dal rettangolo di gioco, sorte che toccherà poi al numero 2 Lorenzo Matteo 20 minuti dopo, con i rossoverdi costretti a difendere in 9 il vantaggio di 1-0. Il Cannara prende quindi l'ultimo treno ed aggancia il pari con Savino Razzo, che con la testa svetta in mezzo a tutti e sigla il gol del pari. Sul gol del classe 2002 arriva il triplice fischio, non senza qualche momento di tensione tra entrambe le formazioni. Abbiamo fatto la partita per tutti i 90 minuti, abbiamo subito un gol sul loro cambio gioco, è stato bravo Bellini a prendere il tempo al mio difensore, lo ha anticipato, ha stoppato e ha tirato, ha fatto un bel tiro incrociato e hanno trovato subito la via del gol, ma penso che oggi il Cannara abbia fatto una partita importante, ha creato tantissimo sin dai primi minuti della partita, ha trovato una traversa con Fofanà, abbiamo creato tante occasioni, siamo stati, penso il primo tempo, levato la loro azione del gol, quasi sempre a metà capo avversaria, cercando di essere sempre propositivi. Poi è normale che quando devi riprendere la partita non è mai facile, però devo dire siamo stati bravi, sono contento che ha fatto gol Savino Razzo, perché veniva da un problemino fisico, era in dubbio se farlo giocare, ho azzardato, ho rischiato. E sono contento perché questo azzardo è andato a buon fine, il ragazzo è stato in dubbio fino alle 2, se era disponibile almeno per venire in panchina, è venuto in panchina, è entrato come sempre con l'atteggiamento giusto, Savino è un ragazzo che è uno dei nostri giovani che è maturato tantissimo nell'arco di questo anno e penso che questa giornata con il gol avvenuto come è avvenuto nei minuti finali, gol e fischio finale, penso che sia un punto strameritato che ci deve far capire. Oggi ho visto il Cannara che ho rivisto in altre partite. Un risultato importante per voi è questo, che arriva dopo una partita che si era incanalata nel verso opposto. Gli episodi sono stati determinanti però. Sì, è sicuramente un punto molto importante per come si è messa la partita. È una partita che volevamo vincere, ma alla fine abbiamo ottenuto un grandissimo punto per come si era messa la partita, quindi va bene così. Senti, il mister non ti ha rischiato dal primo minuto, sei entrato nella ripresa, alla fine il tuo ingresso è stato decisivo. Ma questa è una stagione in cui tu ormai ti sei imposto come titolare, a testimonianza forse dei giovani del progetto di questo Cannara. Com'è l'area che si respira allo spogliatoio? Sono tutti ragazzi veramente fantastici. Dal primo giorno sono arrivato qua, soprattutto i più grandi, Moracci, Flavio Mattia, Ferrera, Bazzoffia, tutti, Bay. Mi hanno aiutato tantissimo sia in fase difensiva sia nel possesso palle e loro sono stati determinanti per questa mia stagione. Anche per questo, anche perché stiamo facendo abbastanza bene e quindi soprattutto grazie a loro.